Attenzione, può provare Mandzukic, deve intervenire Tatarusano, un miracolo. Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen come ogni mercoledì alle 14. Ok ragazzi, prima di iniziare questo video volevo fare un saluto specialissimo all'utente Elio Colucci che mi ha chiesto appunto di essere salutato in un mio video e quindi ciao Elio, ti saluto e soprattutto ti ringrazio tantissimo per i commenti che lasci, che sono comunque molto molto belli, ti ringrazio per le parole che mi hai detto, sono contento e grazie a quelli come te che noi possiamo andare avanti, perché leggere un commento di apprezzamento per quello che facciamo ci dà nuova linfa e nuova forza per andare avanti nel fare i video. Detto questo ragazzi, chiusa la parentesi di ringraziamento per Elio, torniamo alla carriera. Allora ragazzi, qui è arrivata una email da Nico Kalinic nel quale mi dice di voler giocare la prossima partita che sarebbe la semifinale contro la Juve. Io ovviamente lo vorrei far giocare, ma se è al cerotto non mi fido, ora vedo se accontentarlo o meno. Ok ragazzi, eccoci giunti nelle formazioni con Zárate, Kalinic che ho notato che si è ristabilito totalmente, non ha neanche più il cerotto, quindi ciò che ho detto prima è come non detto, Braciszkowski, Vázquez, Borcavallero e Mati Fernandez, che ha comunque 78 rispetto alla domanda, ci chiamano ovvero il D74, poi Massina, Astori, Rodriguez, Abate e Tatarusano, quindi siamo con la formazione tipo. Ok ragazzi, andiamo a vedere come andrà questa semifinale difficilissima contro la Juve. Eccoci qui ragazzi, Team Cup alla Juventus Stadium, cioè Juventus Fiorentina, semifinale della Coppa Italia. Dentro, palla subito per Kalinic, Juventus scopertissima, Kalinic il tiro fuori. Cosa si è divorato Kalinic? Vázquez, Mudo Vázquez, ancora lui, Mudo Vázquez, ancora lui. Proviamo il tiro, rimpallato, Vázquez. Attenzione qui ancora Vázquez, che abbiamo recuperato palla con lui, con Mudo Vázquez. Grande dribbling, pallone messo dentro. Palla dentro, Mati Fernandez il tiro, il miracolo di Gianluigi Buffon. Sul cuore la Juve con Alvaro Morata. Alvaro Morata, cross dentro dall'altra parte, pericolosissimo. Attenzione alla Juve ancora, Tatarusano para, Braciszkowski ancora ragazzi, Braciszkowski allora, cross dentro. Ah guardate Abate, velocissimo. Qua errore, attenzione, può provare Mandzukic, deve intervenire Tatarusano, un miracolo. Attenzione qua ancora la Juve, il tiro, il miracolo e poi c'è il gol, il vantaggio della Juve con Morata. Al 45esimo minuto scaduto del primo tempo la Juve è in vantaggio. E finisce il primo tempo ragazzi, Juve in vantaggio, il primo tempo comunque noiosissimo, molto equilibrato. Al 45esimo però hanno trovato il gol, vediamo se riesco a recuperare la partita nel secondo tempo. Mati Fernandez, anticorriamo il tiro, rimpallato. Dentro. Pallone verso Kalinic, Kalinic si gira benissimo il tiro, il miracolo di Buffon. Vázquez, Mudo Vázquez, può provare, deviazione fuori. Vázquez, tutto bene, palla per, ancora Braciszkowski, bellissimo numero al pareggio. Abbiamo pareggiato. Braciszkowski, 1-1. Rivediamo il tutto. Guardate qua Kalinic, guardate Braciszkowski, bellissimo numero. Cambio con il repentino di palla e uno pari. Questo qua, ancora la Juve che avanza con Asamoah, velocissimo. Pallone dentro! Dybala ragazzi, di pochissimo vicino al gol. Attenzione qua, Vázquez, se ne va dentro Vázquez. Mati Fernandez, allo spazio, prova il tiro. Facile per Buffon. Attenzione la Juve con Khedira. Cross dentro di Khedira, colpo di testa. Un po' va, facile per Tatarusano. Attenzione alla Juve ancora con Cáceres, pallone dentro, c'è Tatarusano. Attenzione alla Juve, Cuadrado, la dà dentro. Attenzione al tiro, miracolo di Tatarusano ragazzi, la Juventus vicina al gol. E finisce la partita ragazzi, 1-1, un risultato più che giusto, perché comunque la partita è stata equilibrata. Ok ragazzi, eccoci giunti nella formazione della seconda e ultima partita di questo episodio, il big match contro la Roma. Abbiamo Alonso, Baba, Caretteglio, Costa, Vesino, Radovanovic, Pasquale, Astori, Rodriguez e Versalico. E in porta Tatarusano, quindi ho fatto un abbondante turnover. Ok ragazzi, andiamo subito nel match.
Eccoci qui, giunti ragazzi. Roma, Fiorentina sotto la pioggia, sta per avere inizio. Radovanovic, bello il pallone dentro. Tellio, subito di prima, parata. Babacar, Chesney, miracolo. Riesce a recuperare palla. Radovanovic resiste a una carica. Quella da dentro per il Puma, Babacar. Ha chiesto lo scatto Vecino, se non erro. No, Tino Costa. Trattenuto Tino Costa. Ancora Tino Costa. Attenzione alla Roma, pallone dentro. Totti prova il colpo di testa, ragazzi, anticipato. Se ne palla dentro Radovanovic. Grande Radovanovic. Se ne va Radovanovic, ancora Radovanovic. Prova la bordata Chesney. Tellio ancora, bravissimo Tellio. Tellio, bravissimo, bella azione Tellio Chesney. Attenzione, non ci ha provato nulla a fare quel colpo di testa fuori. Ragazzi, è distantissimo. Provare è veramente un'utopia. Io ci provo comunque, però a distanza. E c'è il gol! C'è il gol, ragazzi! Non me l'aspettavo, ma probabilmente c'è incredibile. L'ho tirato, ragazzi, senza alcuna pretesa. Guardate qui. Cioè, guardate, l'ho tirata così, ragazzi. Non c'è nulla posto. Guardate, c'è il papera colossale. 1-0 per noi. Rivediamola ancora. Guardate qui. Papera enorme di Chesney. Nainggolan che può provare il tiro. Nainggolan alto. Roma che ora prova una reazione d'orgoglio. Nainggolan per Florenzi. Ancora il pallone di prima, il tiro fuori. Si chiudono così i primi 45 minuti. E su questo tiro, ragazzi, si conclude il primo tempo. Un primo tempo molto equilibrato. Una Roma un po' troppo leggera nei contrasti. Però, grazie alla papera, insomma, che ha fatto Chesney, siamo in vantaggio 1-0. Vediamo come va il secondo tempo. Dribbla 3, Alonso. Alonso può dribblare 4. Alonso, il tiro! Il miracolo di Chesney. Ancora il pallone che rimane lì, Alonso. Sino, Babacar. Babacar prova dalla distanza, fuori di pochissimo. Ancora Babacar, bravissimo Babacar. Ancora lui, Babacar, c'è il tiro, c'è... No, è fuori. Ragazzi, ero sicuro del 2-0. Guardate di quanto. Forse Chesney se ci arrivava pure. Se ne ha la Roma. Ancora dentro con Dzeko, la mette dentro, Tatozza. Il Puma Babacar è solo centino, c'è il 2-0. Il Puma Babacar non sbaglia. Non stava accadendo più nulla, ragazzi. Non stava accadendo più nulla. All'improvviso, questa azione qui. Guardate Babacar, bellissima finta, ricordo il tiro. 2-0 per noi. Radovanovic prova la botta dalla distanza. Moltissimo. Meglio ancora dentro. Babacar si gira, tiro o deviazione? Una Perotti che avanza, devo lasciargli la maglia. Attenzione qua, pallone messo dentro, c'è il gol della Roma, 2-1, bellissimo Tuminello. Questo ragazzo è tornato al posto di Totti. Rivediamo, vi faccio rivedere ragazzi, il suo gol è stato veramente, veramente bello. Guardate qua, cross bellissimo, grande tiro, 2-1 per noi, la Roma accorcia le distanze. Tellio, la crossa dentro, Babacar, calcio il 3-1. Azione successiva e ci riportiamo subito in avanti. Di due gol mi tengo. 3-1 ragazzi. Dopo il 2-1 fatto al Tuminello. Azione dopo però qua Tellio. Babacar, così è stato benissimo. 3-1 per noi. E finisce il match ragazzi, 3-1 per noi. Partita meritatissima. Abbiamo giocato nettamente meglio della Roma. Quindi sono altri 3 punti intascati. Ok ragazzi, con questo si è concluso l'episodio. Nel prossimo episodio, quindi mercoledì prossimo, affronteremo il Leicester di Claudio Ranieri, dei miracoli, la squadra che ha meravigliato tutti. In questo gioco era già in Europa League e lo affronteremo negli ottavi. Questa sarà ovviamente la partita di andata e ragazzi, nella seconda partita avremo la partita in casa contro il Verona. Quindi ragazzi, un prossimo episodio veramente bellissimo, perché appunto ci saranno gli ottavi di finale di Europa League. Come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie, commentate per dirmi qualsiasi cosa riguardante la Fiorentina, le squadre che affronto. Ragazzi, mi fa piacere leggere i commenti, quindi vi chiedo la gentilezza, se volete, di commentare. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Qui sotto, come sempre ragazzi, trovate tutti i miei social, quindi passate anche dalle mie pagine se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 col proseguo della carriera di FIFA 16. Qui da Angelo Nero 83 tutto e ciao gamers!